E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo in FIFA 16, questa volta nell'Ultimate Team per la Road to Division 1. Non ci sarà il draft perché ancora non riesco a vendere Forster. L'ho messo in vendita, abbiamo venduto questi tre bidoni per pochissimo, comunque non valgono tantissimo. E per il momento Forster ancora, il nostro if, ancora nessuno ci fa un'offerta. Abbiamo messo come prezzo iniziale 16.000, che non è male, molto probabilmente arriveranno offerte nell'ultima ora per cercarlo di acquistare ad un prezzo ridotto dai 16 ai 17.000, perché come ho visto, come diciamo prezzo iniziale, sono l'utente che richiede di meno. Comunque andiamo subito a continuare la nostra divisione 7, se non sbaglio, sì. La prima l'abbiamo vinta, oggi ne vedremo altre due. Vediamo il primo avversario. Eccolo qui, vediamo che squadra ha. Non si capisce. Squadra un po' francese, un po' spagnola, un po' inglese, è un'ibrida. Ha una valutazione di 77 con intesa 79, aveva la mia stessa maglietta, quella della Juventus, della Champions di tantissimo tempo fa. Noi giochiamo con la maglietta gialla, siamo partiti, vediamo di riuscire a vincere la nostra seconda partita. Luis Adriano punta molto a giocare con Luis Adriano, il nostro avversario. Tocco bellissimo, non arriviamo, peccato. Attenzione Perez, si accentra, tira da lì, parata. No vabbè, non ho schiacciato niente, ha dato il fallo. Vabbè, rigore. Tiro Roberto Firmino. Ci ha fatto pure il gol a pallonetto. Vabbè, 1-0. Si parte benissimo ragazzi, con un rigore Morata. Tocco a Sturaro che tira da lì. Mannaggia. Giovinco vede Khedira, lo trova. Vediamo Khedira che fa. Khedira! E ce la para. Alves a rinvio. Sbaglia. C'è Giovinco, una finta, Giovinco, sempre deviate, mannaggia. Calcio d'angolo, Luis Adriano, all'indietro, per Giovinco, pallone lì, rigore. È la stessa cosa che è successa a me. Poi perde il pallone, di fisico non c'è. Ancora Luis Adriano, dorme la difesa. Non c'ho il pressing alto, perché state così alti? Vedi che gol che va a fare pure, dai. Bene, bene. Bravo l'avversario, ragazzi, però se tu mi dai un rigore contro, perché io non ho cliccato nulla, non ho schiacciato nessun tasto, la stessa cosa la dovevi dare anche a me e non me l'hai dato. Perché dira, che dira per Giovinco. Giovinco salta l'avversario. Giovinco! E a lui para, mamma mia. Finisce il primo tempo, ragazzi. Bravo Morata qui, dai. Navas, se ne va, si gira, la va a toccare. Perché l'ha data là? Ma tu, questo è tutto corrotto, sto gioco di merda. Gomez a sinistra, Welbeck a posto di Morata. E come sempre, come ultima opzione, ci andiamo a mettere Gundogan a posto di Sturaro. Vai Morata. Ha dato il rigore. Miracolo, si può riaprire la partita. Vediamo, Giovinco. Vaffanculo, mamma mia. Bene. Ogni volta che tiro c'è una deviazione, ragazzi, ma è normale. Calcio d'angolo, il centesimo per noi. Adriano la mette in mezzo. È lì. Vedi. Una deviazione fortunata, no? Bello sto passaggio. Navas, vai. Rigore. Poi passa da solo. Tre rigori, uno ce ne ha dato. Sì, vai a segnare adesso, dai. Se l'è pure mangiato. Era pure fuori gioco. Fallo! Oh! Vabbè raga, partita finita ragazzi, questa partita doveva finire sul 2-2, pareggio, eravamo alla pari,
finisce 2-0 per il nostro avversario, ha fatto gli stessi tiri in porta nostri, dovevamo ricevere 3 rigori, ne abbiamo avuto solo uno, l'abbiamo pure sbagliato per colpa mia. Avversario trovato, madonna che squadra, intesa 100%, valutazione 79. Ah, una squadra americana? Sì, più o meno, una squadra americana, ragazzi. C'è Pirlo, c'è Gerard. Bella, bella squadra, Obafemi Martins. Questi corrono, dobbiamo stare attenti. Bene, proviamo a vincere una partita. Speriamo che almeno ci assegnano i rigori quando li meritiamo. Tiene il pallone, la passa a Sturaro. Sturaro per Morata, Morata si gira, Morata! Palo. Tira! Palo, rimane lì! No, vabbè. Ragazzi, vi metto anche il replay. Sturaro, perdiamo il pallone, lo riprendiamo. Sturaro per Navas. Navas. La fa girare. Oh! Oh mio Dio! Bello il tocco. Ottimo. Dai! Quando devo tirare ancora? Tira! E para tutto! Giovinco tiene il pallone. Giovinco la va a toccare a Navas. Eccolo qui Navas. Navas la mette in mezzo. La palla scorre e traversa. Vado! Tira! Traversa! Non ci credo. Non devi vincere per il gioco. Non devi vincere. È fatto apposta, ragazzi. Fidatevi. È fatto apposta. Chiellini. Oh, meno male, il primo tiro in porta del nostro avversario al 38esimo. Noi ne abbiamo colpiti già 5 di pali e traverse. Pallone lì, il portiere decide di uscire e non uscire. Eccolo qui Morata, perde il pallone. Occhio! Butta fuori. Sturaro lunga per Navas. Eccolo qui, stop ottimo. Navas, prova. Finta, salta l'avversario, tiro di Navas! Para come nulla fosse successo. Ragazzi, non ho parole, guardate le statistiche. I tiri che ha fatto il nostro avversario sono solo da lontano. Il portiere l'ha preso con una mano. Quelle che vedete sono quelle importanti. Non è che non le metto, ragazzi. Non le metto perché non sono occasioni. Sono tiri semplici che il portiere para facilmente. Andiamo nel secondo tempo. Dai! Tira! Palo! Raga, io sto a tirare dappertutto, ma colpisco pali e traverse solo. Cioè non è cosa. Questa la perdo pure. Tiro, adesso prendo il palo. Aspetta. Al prossimo tiro in porta prendiamo il palo. Grande tocco qui. Sturaro. Questo è palo, ragazzi. Questo è palo. Ah no, questa la para. Calcio d'angolo. Vediamo. Adriano. La mette in mezzo, palla che gira, colpo di testa, niente. Sturaro, stop, tiro, deviata, calcio d'angolo. Tanto se arrivo a tirare in porta, colpisco il palo. Non ci danno i crediti dopo che prendi un tot di pali? Tiro, parata. Chese Rodriguez a giro. Oh, finalmente. Mamma mia, non esulto neanche, tanto qua... All'88esimo puoi prendere 2 gol. Guarda qua, che stop. Guarda che tiro a giro. Quasi quasi colpiva pure il palo. Oh. Miracolo, 1-0. Sostituzioni. Allora, mettiamoci come sempre il nostro caro amico Welbeck. Poi Gomez a posto di Chese Rodriguez e Gundogan a posto di Sturaro. Oh, ecco. Tiro, parata. Finalmente ha tirato in porta il nostro avversario però, Partito Navas. Ancora Navas, la palla che gira. Morata di testa, 2-0 all'88esimo. Deve far prima rischiare di prendere gol in contropiede. Oh, 2-0, almeno questa la vinciamo. Per il momento, su 3 partite, 2 vittorie, 1 sconfitta. Andiamo. Finisce ragazzi, abbiamo vinto. Però abbiamo colpito più pali e traverse che gol. Incredibile. Almeno non posso lamentarmi su questo. Alla fine siamo riusciti a fare 2 gol. Anche se questa partita doveva finire 6-0.
Va bene così, l'importante è aver portato a casa i 3 punti. Uff, 751 crediti, buono. E vedete, in questo momento mancano 7 partite, abbiamo 6 punti con uno storico di 2 vittorie e un pareggio. È un pareggio, una sconfitta. Che poi quella sconfitta, ragazzi. Mettete un like, ragazzi. Spero vi sia piaciuto. Un bacione da Pierre Dark Knight 91.